Dopo l'incredibile successo del video Braccia a tendina, che milioni di donne italiane e non guardano tutti i giorni per svolgere quei tre esercizi che io e Gianluca vi avevamo proposto all'epoca per rassodare la zona del tricipite, che è un'area, caro Gianluca, come ben sai, dove molte donne iniziano a patire i segni dell'avanzamento del tempo. Abbiamo deciso di registrare un secondo video con un altro gruppo di esercizi per voi che già eseguite quotidianamente quegli esercizi lì, per te che sei una spettatrice, uno spettatore nuovo del canale, così che anche tu possa intraprendere la strada per eliminare le braccia a tendina. Ma vediamo subito al dunque. Cosa portiamo di più rispetto al video in passato? Andiamo a farvi vedere delle cose più efficaci, con qualche evidenza migliore a livello scientifico, così da ridurre il tempo che lavori, ma avere dei risultati ancora più efficaci. Alma Fisio, curare, non trattare. Non perdiamo tempo allora. Andiamo subito al sodo, ti facciamo vedere questi tre esercizi progressivi, dal più semplice al più difficile, fatti o in casa o in palestra in maniera completamente autonoma. Primo esercizio, un grande classico, andiamo a fare delle estensioni di gomito per i tricipiti, quindi lavoro molto localizzato sui tre capi di questo muscolo che appunto si trova in questa zona posteriore del braccio e che deve essere sodo e forte in modo da eliminare le braccia a tendina. Da seduti va benissimo, schiena eretta. Lo faccio vedere da di lato, il braccio laterale. Questa sarà la posizione di partenza, quindi eleviamo il gomito fin quando arriva più o meno al livello dell'orecchio, diciamo, e da questa posizione con l'altra mano possiamo darci un aiutino per mantenere appunto la posizione e da qui stendiamo. Adesso questo senza nessun sovraccarico, un esercizio così antigravitazionale, uno dice vabbè, non male, meglio di niente, ma io ti consiglio di farlo appunto con un sovraccarico. Ho qui il mio bel peso, in questo caso da 10 kg. Come puoi ben vedere. Non è vero, allora, è solo un chilo. E io, ecco qua. È solo un chilo anche perché è molto faticoso, vero? Esatto. Questo è un esercizio che si vede tantissimo anche in palestra, appunto perché è molto molto efficace, lavora benissimo sul tricipite. Non c'è bisogno, come vedete, di un peso molto alto, anche solo con un chilo Mattia fa fatica. Se per caso quindi hai qualche strumento, qualche pesetto in casa, è perfetto. Ma mettiamo che per disgrazia non hai nessun peso, cosa puoi fare? Una bella bottiglietta di plastica da mezzo litro o da un litro fa proprio al caso tuo. In questo caso mi sono già preparato la mia borraccia che uso quotidianamente con dentro il medico tè di Bisco, di cui ho fatto un video, lo ricordate bene? Ce n'è poco però di Luca, è mezzo vuoto, vabbè, questo è un litro, allora mezzo almeno mezzo chilo. La teniamo su bene e andiamo a stendere e a piegare, stendere e piegare, facciamo 10 volte, 1, piego, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E mentre Mattia lo fa dall'altra parte, e anche tu lo farai con lui, ti spiego cosa può andare storto, quali possono essere gli errori più comuni. Iniziamo intanto? Sì, andiamo. Uno. Una delle cose che può succederti è che piano piano il braccio si apre in fuori. Cerca di tenerlo invece sempre dritto davanti alla spalla. Aprendolo in fuori vai a stirare di più altri muscoli e potrebbe lavorare più la parte posteriore. In ogni caso tieni presente che anche se il tuo braccio non riesce ad arrivare fino in alto, perché magari hai dolore di spalla, dolore di collo, puoi comunque fare un lavoro in questo modo, col braccio orizzontale. Lo facciamo vedere proprio così, esatto. Da questa posizione cosa fai? Porti il peso dalla spalla dall'altra parte, hai sempre il sostegno, stendi il braccio e torni giù. Stendi il braccio e torni giù. Come vedi anche leggermente più semplice, più facile, ma
con le tue mani senti proprio la contrazione, vedi che questo muscolo si contrae, si rigidisce e va a riportare il sangue, va a riportare il tono proprio al muscolo che ti interessa rinforzare. Abbiamo iniziato col botto, non so te, ma sento già un certo lavoro qui nella zona del tricipite. Il secondo esercizio che ti vogliamo far vedere è invece un esercizio di tenuta, quindi un esercizio statico. È un tipo di contrazione differente rispetto a quella che abbiamo visto nel primo esercizio e siamo convinti che entrambe siano necessarie per un adeguato sviluppo muscolare e della forza. Non pensare che solo perché sia un esercizio statico sarà più facile, vedrai che ti vogliamo far faticare. esatto, ma è per il tuo bene, perché ti vogliamo bene. Eccoci qua, io lo farò con un elastico. Lo puoi fare, se non è elastico, anche intrecciando le dita come faccio io, te lo faccio vedere di lato. Da questa posizione. E andiamo. Apro. E teniamo. Resisti più che puoi, questo è proprio un esercizio di affaticamento, quindi puoi tenerlo anche 10, 20, 30. Mi è venuto in mente una cosa però, vado subito in cucina, torno con uno strumento, arrivo subito. Mi sto qui ad affaticarmi intanto, vediamo se riesco a mantenere questo elastico teso per tutto il tempo. Meno male che il gioco è stato un razzo. Ci sono, perché se non è l'elastico, uno strofinaccio, qualunque, qualsiasi, quello di cucina, lo tieni e resisti, apri in fuori. Guarda come lo faccio anche di fronte. Qua c'è un dettaglio da fare. Se riesci a resistere, continua a tenerlo. Le mani guardano il pavimento. Non tenerle in fuori così perché lavorano altri muscoli. Tienile in fuori in modo tale da stendere il gomito. E tiri, apri. Se sei proprio bravo, vuoi fare le cose nel modo migliore, apri anche il petto in fuori. Avvicina le scapole, tieni le spalle indietro, così migliorerà anche la tua postura. Vedi com'è anche il mio corpo è passato da essere così, mi sono aperto, le spalle indietro, la testa si allunga in alto e lavora tantissimo. Molto faticoso. Sai che ho iniziato a farlo così prima per sbaglio, in effetti solo con questo cambio è molto più pesante sul tricipite. E si sente lì. Non so, anche dietro è un ottimo esercizio. Poi ragazzi, Mattia è un atleta, lui potrebbe andare avanti anche mezz'ora. Guarda, l'abbiamo tagliato questo video, vabbè. Se già sai riesci a fare 20 secondi, 30 secondi, sei bravissima, sei bravissimo. Quello è il tuo punto di partenza. E qui voglio insegnarti qualcosa di importante. Non c'è bisogno di farlo 2 o 3 volte al giorno, ma neanche tutti i giorni. Puoi benissimo farlo 2 o 3 volte alla settimana, ma aumentando il tempo, ok? Aumentando, facendo quella fatichina in più. Se io oggi l'ho tenuto 30 secondi e poi lo stanco, faccio riposare domani non faccio niente, l'indomani dopo 2 giorni cosa faccio? Cerco di portare il mio tempo a 35, magari 40 secondi, quel piccolo miglioramento in più, quel piccolo passo in avanti che poi si farà rivedere anche sul braccio, che sarà più tonico e più sano. Perfetto, siamo quasi arrivati alla fine di questo nuovo video sulle braccia a tendina. Manca il terzo esercizio, che è secondo me il migliore. Il migliore perché va a sfruttare tutto il peso del nostro corpo. Come tutti gli esercizi a corpo libero, ha quel qualcosa di speciale che mi solletica sempre. Quindi sono sicuro che anche voi avrete modo di apprezzarlo. Di cosa sto parlando, Gianluca? Flessioni sulle braccia. Si spinge qua. Che come dice Mattia, giustamente, a corpo libero, che significa che non hai bisogno di pesi, che non hai bisogno di strumenti e lo puoi fare dovunque tu sia. Anticipo già un commento che ci sarà sicuramente, flessioni o piegamenti. Già, piegamenti. Io mi sbaglio sempre con flessioni, piegamenti. La sostanza è che adesso andiamo a far fatica, quindi chiamale flessioni, chiamale piegamenti. E come siamo... lo facciamo? Come lo facciamo? Te lo andiamo a far vedere in 3 modi diversi. Come forse già saprai, l'inclinazione del tuo corpo andrà a stabilire il livello di difficoltà. Più siamo inclinati, naturalmente più carico ci sarà sulle braccia. Adesso non le andiamo a fare in orizzontale, perché appunto un video sulle braccia a tendina, le andiamo a fare una volta al muro, poi con un bel cassone come abbiamo qui, e Gianluca te le fa vedere anche sulla sedia. In ordine ascendente di difficoltà, quindi qui al muro sarà più facile, qui al cassone sarà mediamente difficile e alla sedia è il livello di difficoltà più alto.
Anche se, e permettimi di interromperti, te lo faccio vedere sulla sedia per dimostrarti come si può fare, ma se sei da sola in casa o sei da solo in casa, fallo con qualche cosa di più stabile perché la sedia è un po' ballerina. Braccia, larghezza spalle, non c'è bisogno di allargare di più. Come nel primo esercizio devi mantenere il gomito in linea. Se allarghi il gomito vai a lavorare con altri muscoli, noi vogliamo concentrare sul tricipite, quindi stretti i gomiti, larghezza spalle. Mi allontano un po', mantengo una linea retta con la schiena, le scapole non cadono così, ma le mantengo forti e da qui lavoro con i gomiti. Andiamo. 10 volte, lo facciamo insieme. 2. 3. 3. 4. Così, bene. 5. 6. 7. Ottimo. 8. Dai che manca poco. 9. E 10. Bravissimi. Ma aspetta, mettiamo che sei arrivato al decimo. Non sei ancora stanca o senti che non hai lavorato abbastanza? Cosa puoi fare? Tenere la posizione a metà strada. Ti fermi lì a metà, vedi? Non sei in fondo, non sei tutto con le braccia dritte, ti fermi con i gomiti leggermente piegati e tieni. Guardate come fa fatica Mattia, guardate come trema. Tremo tutto. E tieni 10 secondi, 9, forse 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravissimi, bravissimi, bravo Mattia. Brava anche tu a casa. Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sono sicuro che bastano questi tre esercizi in maniera progressiva e lenta per andare a stimolare tantissimo questa parte del tuo braccio, questa parte del tuo corpo, con dei benefici anche e soprattutto per la tua salute. Aggiungiamo una cosa, questo arriva dall'esperienza dell'ultimo video di braccia a tendina che abbiamo pubblicato forse più di un anno fa, superato il milione di visualizzazioni, tantissimi commenti. E tra i commenti si vedeva una maggioranza di persone che ci dicevano grazie, sto ottenendo buoni risultati, e qualcun altro che invece diceva le braccia sono rimaste come prima anche facendo gli esercizi. Qual è la differenza? Perché ad alcuni funziona così bene ad altri no? Indagando un attimo di più si vede tranquillamente che le signore, signorine, persone, chiunque si sia approcciato a questi esercizi seguendo anche le raccomandazioni di avere una dieta sana e comunque uno stile di vita più salutare in generale, ha avuto grande beneficio. Chi invece si è limitato a fare i tre esercizi senza però cambiare niente l'alimentazione e rimanendo appunto magari un po' più inattivo nel resto della giornata, non ha ottenuto gli stessi magnifici risultati. Sì. Prima che chiudiamo, un segreto per davvero, un gran segreto. Non dirla a nessuno, non dirla a nessuno! Quelli che ottengono i risultati migliori sono quelli che si iscrivono al canale. E dai, dai, lo sai che abbiamo sempre voglia di scherzare, però se ti iscrivi al canale ci fa piacere, se metti un pollice in su ci fa piacere. Comunque l'importante è che da questo video tu abbia imparato qualcosa e che ti possa fare compagnia in questo periodo e ti possa far diventare una persona migliore. Ancora una volta siamo contentissimi di essere qua con te. E grazie, grazie per seguirci. Ciao. Ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a presto. Grazie.